Almeno 14 persone sono state uccise e decine di altre ferite in un attacco da parte dell'esercito israeliano che ha colpito la scuola di Abu Ariban nel campo profughi di Nuseirat. La struttura, gestita dall'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, è stata utilizzata come rifugio da migliaia di persone in fuga dalla guerra nella striscia di Gaza. احنا ما بدنا اشي بدنا بس احنا اللي نكون بامان بدنا بس صار القتلى في مدرسه امان ولا في حتى بيت امان ولا اي مكان امان كله صار يضربوه. Come già accaduto in passato, la giustificazione da parte di Tel Aviv è che nella struttura sarebbero stati presenti dei terroristi. L'attacco arriva tra l'altro a poca distanza di tempo da un massiccio bombardamento effettuato nel sud della striscia, costato la vita ad almeno 90 persone, con altre 300 rimaste ferite. Si è trattato di uno dei raid con più vittime da quando è stata avviata l'operazione aerea e di terra da parte di Israele 9 mesi fa. Nel frattempo, nel nord di Israele, il ministro della difesa, Yoav Gallant, ha incontrato le truppe nella base aerea di Nevatim, elogiando il personale per gli sforzi compiuti. Hamas nishcha kol yom, umshalem mechirim, vayecholet shelo leitatzem mechadash hi mod nemucha. Sagarnu berafiach, anachnu makim et mekomot ha-pikud shelo, et machsane ha-amlach, et האזורים של הקשר, את כל מקום שבו מייצרים אמל"ח, התוצאה היא שאין יכולת התארגנות, אין יכולת התחמשות, אין יכולת טיפול בפצועים. Nel nord della striscia le organizzazioni umanitarie hanno allestito delle mense nel tentativo di nutrire la popolazione, benché gli aiuti continuino ad arrivare col contagocce e le scorte diminuiscano. Oltre l'80% dei 2,3 milioni di abitanti del territorio è stato costretto a fuggire a causa dei combattimenti e molte persone si sono dovute spostare più volte. Migliaia di palestinesi sono costretti a vivere in tendopoli di fortuna, senza acqua potabile, servizi igienici e con poco cibo a disposizione. Secondo gli esperti, per centinaia di migliaia si è a un passo ormai dalla carestia.